Bentornati su Rete 8, amici di Chef in Cucina, appassionati di cucina di buon gusto, appassionati di chef. C'è il lui, chef, sì. Marco Caldore. Oggi lo chef è diventato un personaggio, esatto. Ma non è un bando di comune dei cieli, nel senso che oggi di chef a cena televisione. Sì, sono tanti chef. Tanti programmi, non si parla d'altro. E ben venga, almeno c'è. Però noi facciamo la differenza. Perché noi ci mettiamo al servizio dei nostri telespettatori, non siamo qui a fare competizioni fra chef, ma abbiamo selezionato i migliori chef abruzzesi che vogliono regalarvi ricette che potete rifare a casa, quindi loro veramente si offrono per insegnarci quelli che sono i segreti. Ma come i programmi di cucina, il cliente stesso, oggi il ristorante è diventato, a parte il fatto del mangiare, è diventato proprio il cultura, è diventato sì. Andare a scoprire le tipicità. Beh, raccontano il territorio, i ristoranti importanti. O la cosa importante, non si può andare a mangiare in un posto dove uno chef ha una filosofia di fare un certo tipo di lavoro e criticarlo. Là si va a capire la filosofia dello chef. Che fa un piatto, che crea un piatto, oppure che, certo. Che è un'esperienza, molte esperienze, poi chi lo fa in un modo, chi lo fa in un esatto. Altro, e il mondo è bello perché è vario. Io lo dico sempre, viva la diversità, perché quello che dico sempre anche ai miei figli, adesso non voglio fare la guru, però da chi è diverso da noi abbiamo sempre qualcosa da imparare, e questo su scala veramente larga e generale, senza scendere in dettaglio, perché veramente si sentono cose bruttissime ultimamente, no? Allora, da chi è diverso da noi abbiamo soltanto da imparare, da chi è uguale a noi non impariamo niente. È vero. Torniamo alla ricetta, chef. La ricetta, oggi facciamo Jennifer, facciamo un piatto simpatico, sempre fresco, molto bello, anche se è fritto, la frittura va fatta. La tua frittura, passione. La frittura non può mancare. Mancare in una cucina, come non può mancare un soffritto, come non può mancare, sono cose che vanno, sembra sono il nostro basi fegato diventa pigro. Si impigrisce. Ecco, ora qua facciamo delle mazzangole e degli scampi, lo facciamo in una, chiamiamolo tempura, anche se non è tempura. È un fritto all'albume d'uovo. Okay. La cosa particolare è appunto l'uovo o di gallina, la cosa particolare che abbiamo fatto, l'albume useremo per friggere per la pseudo pastella, mentre invece i rossi, i tuorli, li abbiamo messi per 24 ore in sale e zucchero. Quindi abbiamo fatto una bottarga d'uovo. La bottarga però di uovo di gallina. Come abbiamo fatto a far rimanere il tuorlo così? Lo buttiamo, abbiamo sta bacinella con sale e zucchero, mm-hmm. In parti uguali. Come apriamo l'uovo lo buttiamo direttamente là dentro e lo andiamo piano piano, man mano che si assorbe il sale e il zucchero, l'uovo comincia a cuocere, a marinare. E quindi diamo questa e quindi forma. Andiamo a dargli la forma che vogliamo. Ah, ok, quindi gli abbiamo dato noi la forma. Esattamente. Okay, perfetto. Esattamente. Poi ci abbiamo un pomodoro, lo abbiamo spaccato a pezzi grandi, privato dei liquidi e dei semi, mm-hmm. Mettiamo in forno con un po' di zucchero sopra, okay. Ma non confitti, proprio arrostiti. Quindi in forno forte, e qui abbiamo una cipolla rossa, l'abbiamo marinata con, che buona. Con vino bianco, aceto, zucchero e ginepro. Che meraviglia questa cipolla, c'è che bel colore. Ah, boh. Abbiamo tutto. Abbiamo tutto. Possiamo iniziare. Perfetto. Allora, prendiamo i gamberi, li andiamo sempre a privare del filo intestinale, okay. E sgusciamo solamente la parte della coda, lasciamo le teste intere. La stessa cosa abbiamo fatto con gli scampi. Perfetto. E fin qua ci siamo. Qui abbiamo solamente albume d'uovo, sì. Giusto? Risaliamo un attimino, appena appena. Qui abbiamo farina e albume d'uovo sbattuto. Ok, quindi niente di... Passiamo prima nella farina. Appena appena farinati. Ah, io pensavo che dovessimo passare per friggere. Sì, poi lo faccio tutti insieme. Come la cottura è molto veloce, breve ed è, per gli scampi. Ed è uguale per tutti i crostacei. Quindi qua io vado, per fare una cosa più simpatica, più carina, infarino solamente la parte sgusciata. Possiamo anche raggiungere direttamente dalle chele per farli friggere. Ma praticamente. Sì, sì, sì. Se lo dici tu. Dai, dici di no? Secondo me sì. Sì, perché no?
passiamo all'uovo e buttiamo in olio. Qui sembra una cottura molto breve. Ed eccoci qui. Siete venuti? Sì, sono tornato. Adesso tu devi disvelare, certo. Ecco qua. Sembra una cottura molto breve, li abbiamo belli croccanti, ma soprattutto morbidi all'interno. La farina ha fatto la pellicola, la gomma d'uovo ha fatto la guscia. Wow, che meraviglia. Ah, io solitamente, mentre il nostro chef frigge, scappo, perché altrimenti ho un po' paura degli schizzi d'olio, però che ma vuoi possiamo. Che sia no, un po' d'olio bollente in un'ora alla fine. Ma niente, sì. Vero? Devo dire che il nostro chef è bravissimo a friggere, perché insomma qui è una frittura veramente fatta con pochi mezzi, quindi non è facile farlo. Invece il nostro chef è bravissimo a farla qui, immagino, poi con l'attrezzatura specifica. Sei un'amica, dai. Eh? Un'amica. No, è la verità. Ah. Scherzando. Sono anche un'amica, possiamo, però. Sì, possiamo impiattare. Ok. Questo è un piatto molto, molto carino, molto anche come, usato come finger, come un aperitivo, come... Sì. Io c'è un piatto che hai fatto, ma forse un paio d'anni fa, che mi è rimasto veramente impresso, ed era un cartoccio con del pesce fritto dentro, anche delle verdure. Ah, sì, ma sì, era sì, fantastico, sì. Mi è piaciuto veramente tanto. È l'uovo. E non ce lo mettiamo, stai caldo. Qui andiamo a mettere, a comporre. Giusto, ci sono anche queste altre cose da inserire. Non l'ho dimenticata, chef. Presa dagli schizzi dell'olio, ho dimenticato tutto. Qui abbiamo il pomodoro arrostito. Sì. Condito semplicemente poi con un filo d'olio. Questo è un pomodoro a grappolo, chef, sì? Sì, sì, il grappolo, sì. Bello. Perfetto. La cipolla che ci dà quella parte acida insieme al pomodoro. Mazza, che bello, questo è veramente artistico, questo piatto, chef. Ogni tanto. Però è facile anche questo piatto, cioè si può rifare. Forse l'operazione è un po' più difficile, ma è no, la bottarga d'uovo. Ti sbagli. Mi sbaglio? Ecco qua, qui abbiamo il piatto pronto, prendiamo l'ovetto marinato. Quanto tempo deve rimanere il... 24 ore. 24 ore. 24 ore sale e zucchero. Che bello, chef. Ma meraviglia pura, chef. Meraviglia pura. Andiamo a grattugiare il nostro uovo. Dobbiamo abbondare. Sì, sì. Beh, si deve sentire. Si deve vedere, ma anche sentire. Eccoci qua. Qui, Jennifer, abbiamo un piatto carino, un piatto che fa molta scena, vogliamo fare una bella figura, vogliamo fare sì, stupire un ospite che ci viene a cena. Arriva però, un piatto del genere, però, io rimango così. Però l'abbiamo fatto semplicemente con pochi ingredienti. Con 10 minuti l'abbiamo fatto. E con tantissima semplicità. In tempo reale. Sì. In tempo reale, ecco, a parte le marinature che comunque vanno fatte anticipatamente. Con un po' di anticipatamente. Anticipatamente. Grazie, chef. Grazie a voi. Grazie ai nostri amici di Rete 8. Ci vediamo tutti i giorni sulla prima emittente d'Abruzzo, Rete 8. I dolci sono buoni, piacciono quasi a tutti. Importante che non sono presenti tutti i giorni nella nostra alimentazione. Inserirli domenica dopo pranzo è uno sgarro che possiamo fare.